ad una nuova puntata di Scafati Sport. Come sempre, con servizi e interviste, abbiamo seguito per voi tutti gli sport scafatisi. Ma prima di cominciare, vi ricordiamo che potrete seguire le nostre puntate sul sito www.pianetatv.it e alla pagina Facebook Scafati Sport. Ma partiamo subito con il calcio, con le prime immagini e le prime interviste della Scafatese contro Episcopio, che ha visto i canarini impegnati in una goleata di ben 5-0. Su un terreno di gioco totalmente ristrutturato dello stadio comunale, la Scafatese Calcio 1922 vince 5-0 contro l'Episcopio. Un gioco di gruppo che lavora dal primo all'ultimo minuto, senza mai fermarsi, per dare un grande risultato a tutta la società, ma soprattutto ad una tifoseria che non abbandona mai i canarini. Al 10° minuto del primo tempo arriva il primo centro del bomber Mauro Adiletta. Al 27° Marco Pepe, alla sua prima partita di campionato in maglia gialloblu, sigla il 2-0. Al 35° del primo tempo, dall'azione di Francesco Meglio, arriva il secondo centro di Adiletta, che porta i canarini su un secco 3-0. Ma al 44° del primo tempo, Mauro Adiletta sigla il 4-0 e si va negli spogliatoi con un grande vantaggio. Comincia il secondo tempo ed Episcopio non fa in tempo a prendere fiato che al 7° minuto Adiletta firma la sua goleada portando i canarini su 5-0. Episcopio fa di tutto per cercare il gol della bandiera, ma non può fare altro che incassare la dura sconfitta. Lavoriamo durante la settimana, lavoriamo tantissimo e dobbiamo ancora arrivare al top. Adesso abbiamo ancora qualche elemento fuori, importante, tipo Stanzione. Tartaglia ha avuto un risentimento alla coscia, però comunque i sostituti sono sempre all'altezza della situazione. Beh, un risultato di 5-0 non penso che possa dire non sia soddisfatto, anche se magari qualche piccolo neo verso la fine abbiamo un po' mollato, potevamo evitare di mollare. Però oggi un ottimo risultato, un 5-0 netto, penso che la partita è inutile commentarla perché il 5-0 la commenta da sola. La cosa che io posso dire, che a me fa piacere, è che ho visto ancora tanta gente sugli spalti, questa è la vittoria del canarino che è tornato a casa. E a proposito io voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha permesso di tornare a casa, il sindaco in prima persona e Pasquale Aliberti, speriamo... Anche perché, ripeto, oggi era ancora in via occasionale, Speriamo che poi fra 15 giorni ci ritroviamo qui e in settimana risolveremo in via definitiva questa questione che è abbastanza antipatica. Però io sono sereno, abbiamo fatto le cose come dovevano essere fatte, le cose sono a posto, adesso tocca agli altri. L'idea era quella di partire alla grande, ci siamo riusciti tutti insieme, abbiamo fatto una grande partita. Il gol, diciamo, non sono tanto abituato a fare tanti gol, quindi... Forse è uno e saranno pochi. Cerco di dare il massimo anche durante le prossime partite. Il gol, poi abbiamo dei bomber come Meglio, Adiletta. Ci penseranno loro a fare tanti gol. Io correrò per loro. Subito siamo partiti bene. Volevamo il risultato finale, quello là della vittoria, e ci siamo riusciti. Noi siamo un gruppo affidatissimo. Infatti, da mercoledì io e i miei compagni andiamo a mangiare. Ma decide solo il presidente, decide dove andare ogni mercoledì. Siamo un gruppo veramente affidatissimo. Siamo partiti per vincere, dobbiamo vincere per forza. Dopo il calcio passiamo al volley femminile, dove le ragazze della Tecno Compositi hanno battuto le metalliane per 3-7-1. Vediamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Vittoria casalinga per la Tecno Compositi, che in una San Pietro gremita e festante si impone da autorità sulla D'Amico Volley Cava, nonostante la falsa partenza in avvio di primo parziale. Coach Buonfiglio, recuperata in estremis Stanzione, può contare su tutti gli effettivi a sua disposizione, visto il concomitante rientro della opposta Rita Villani. Nessun problema di roster per il tecnico ospite, che può schierare lo starting six ideale. L'incipit del match è per le gialloblu inspiegabilmente impacciato. Deconcentrante ed eccessivamente fallose, le ragazze della Tecno Compositi subiscono la maggiore aggressività delle metalliane, che trovano nella centrale Eleonora Sorrentino un affidabile terminale offensivo. E la D'Amico ad aggiudicarsi il primo set col punteggio di 20-25. Perseverare nell'errore, si sa, è diabolico. Ben consapevoli delle ragioni alla base della decable del primo set, approccio molle alla gara, le gialloblu affrontano con occhi diversi il secondo parziale. Esposito e Stanzione, ben supportate da Piemonte, assumono la totale leadership offensiva, costringendo le ospiti a difese strenue e faticose.
Le ragazze di coach Bonfiglio si divertono e divertono il pubblico esemplare della San Pietro. Il secondo set è conquistato con disinvoltura col punteggio di 25-16. La Tecno Compositi, pienamente nel match, è in pieno controllo del gioco e anche nel terzo parziale. Le metalliane, di contro, accusano sensibilmente il colpo ed escono progressivamente dal gioco, cadendo di schianto agli attacchi delle laterali gialloblu. Il terzo set è lungo monologo gialloblu, 25-16 il punteggio conclusivo del parziale. Conquistata l'inerzia tecnica ed emotiva del match, Villani e Soce si aggiudicano con disinvoltura anche il quarto set, col punteggio di 25-19. E alla fine di questa estenuante partita col Cava, devo dire la verità, dove però hai optato secondo me per delle scelte più che giuste, soprattutto per il primo set, visto e considerato comunque anche che Angela comunque non stava bene, che cosa ne pensi? Avevamo scelta, perché purtroppo l'infortunio di Angela all'ultimo punto della partita con Nola ci ha costretto sia in settimana che poi in partita a tenerla un po' più tranquilla, quindi ho preferito il primo set tenerla in panchina, l'avevamo già previsto per poi farla entrare il secondo set. Quali sono i principali obiettivi che tu comunque ti poni? Innanzitutto partiamo da venerdì prossimo, perché sicuramente la partita a Torre Annunziata con la Fiamma Torrese sarà una partita molto complicata. Ci conosciamo molto bene, sono sicuro che loro riusciranno a trovare le giuste contromisure per ovviare comunque al nostro attacco. Io partirei da lì, poi il resto bisogna giocare partita dopo partita. Sicuramente noi non siamo i favoriti per questo campionato, però per come sta andando, visto che abbiamo vinto sia contro il Nola che contro il San Giuseppe, che sicuramente sono le squadre favorite per il campionato, secondo me dobbiamo giocarcela fino alla fine. Arriviamo ai playoff e poi vediamo quello che può succedere. Ritorniamo a parlare di calcio. Questa volta tocca al calcio 5 con il Santa Maria Scafati. Vi mandiamo in servizio sulla prima squadra. Lo Scafati Santa Maria non va oltre il pareggio nel match esterno contro il Fasano e torna a casa con la consapevolezza di aver sprecato un'occasione importante che gli avrebbe permesso di avvicinarsi ai piani alti della classifica. Una gara che lasciava presagire un esito diverso. Infatti i gialloblu si sono portati subito in vantaggio con Botta, che a metà del primo tempo ha siglato il gol dell'1-0 parziale, con cui le squadre sono andate a riposo. Ma a ristabilire gli equilibri ci ha pensato Basso, che all'inizio ripresa ha accorciato le distanze, portando la gara sul definitivo 1-1. La vedo ancora una volta un'occasione persa, ha dichiarato il DS Stefano Salviati a fine gara, anche se abbiamo fatto il primo punto in trasferta. Sono molto dispiaciuto perché potevamo portare a casa punti importanti che ci avrebbero garantito una maggiore tranquillità in vista delle gare future. Ma quello che più mi fa arrabbiare è il fatto che i ragazzi negli ultimi 8 metri non riescano a concretizzare in rete, e questa è una situazione che va avanti da un po' di tempo. La squadra in difesa è compatta, mentre davanti fa spesso la scelta sbagliata, il che è dettato anche dalla giovane età dei giocatori. Dobbiamo imparare ad essere più cinici. Oggi, se non fosse stato per una bellissima parata di Macchiello, a pochi secondi dalla fine, avremmo perso la gara. Piccolo spazio pubblicitario e ritorniamo subito parlando di basket. La Cesarano Basket Scafati arriva alla terza vittoria su altrettante gare. La compagine di coach Iovino, dopo le incoraggianti vittorie con Irno e Sala Consilina, è attesa dal match interno contro l'UISP Nocera. Il timoniere scafatese aveva avvertito i suoi di non sottovalutare l'avversario e di scendere in campo determinati e ben concentrati. I gialloblu, sin dalle prime battute, sembrano fin troppo sciolti e a tratti superficiali. È il solo Giorgio a dettare voce grossa in campo e a realizzare i 15 punti nella sola prima frazione di gioco. Nocera non riesce a contenere le sue incursioni, ma in attacco è precisa al tiro con un Di Palma versione superstar. Scafati non gioca ai suoi ritmi e i risultati sono subito palesi. Al decimo minuto è 19-17. Albanese è in serata no e il canestro non vuole proprio saperne di accogliere i suoi tentativi.
Scafati prova a ruotare i suoi uomini, ma nulla sembra cambiare. Sotto i tabelloni, il team caro al presidente Luigi Cesarano trova qualcosino da Iovino B e con Fessa ed Izzo prova ad allungare. Nocera con Di Palma è innamorato, non sbaglia ed addirittura si porta in vantaggio. Scafati è riconoscibile, coach Iovino imbufalito e negli spogliatoi è una furia, provando a scuotere i suoi. Gli scafatesi sono fin troppo nervosi e iniziano a prendersela anche con gli arbitri, autori di una prova a dir poco indecorosa, ma la fronte prende un duro colpo che gli causa uscita di sangue e livido sotto l'occhio. Per il 2 in grigio si può continuare. La partita si mette sui binari del nervosismo ed i gialloblu iniziano a farsi prendere da questo e a continuare a non mettere in scena il basket che hanno dimostrato di saper fare. Giorgio riprende il suo feeling con il canestro ed altri suoi 11 punti nella terza frazione di gioco portano i locali con il naso avanti. Nocera non molla e trova in Ortolani un cecchino dalla media e lunga distanza. A Nocera riesce tutto semplice e continua a tirare con percentuali altissime dal campo. Rientrato in campo, in quarta frazione di gioco, con Scafati avanti la musica non cambia. Scafati non riesce a dare la sterzata alla gara e un'espulsione sanzionata a Severino e un antisportivo più che dubbio sancionato a Giorgio danno il là al break nocerino. Gli ospiti sono impeccabili della lunetta e si portano avanti anche di 8 lunghezze a 5 minuti dalla fine. Coach Iovino chiama i suoi a raccolta. È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche, lasciare da parte il nervosismo e le proteste per un arbitraggio sicuramente non adatto, per far spazio alla giusta cattiveria agonistica da mettere sul parquet di gioco. Le urla del timoniere scafatese fanno bene ai locali, che in poco più di un minuto riprendono la gara in mano e con un redditivo albanese e un prezioso Giorgio portano la situazione in equilibrio. Ancora Iovino e De Gregorio chiudono la pratica portando il punteggio sul 71-67. L'importante per Scafati era vincere, per rimanere ancora in battuta, ma deve riflettere su una partita che l'ha vista non poco sottotono. Obiettivo è sicuramente dimenticare questa brutta gara e preparare con determinazione il prossimo ostico match, che vedrà la Cesarano Basket impegnata domenica sera alle 20.30 a Salerno, una delle candidate al salto di categoria. Non perde un colpo la Proloco Scafati, che manda al tappeto anche Arzano, a 82-73. Partita dominata in lungo e in largo dagli uomini di Francesco Monteleone, che continuano ad inseguire la coppia di testa formata da Maddaloni e Piele Matera. Sontuosa la prestazione di Roberto Malpede, autore di un'altra doppia-doppia di rilievo, 27 punti e 16 rimbalzi. Dopo un inizio in sordina dell'ex Melfi e Delta Salerno, si sta confermando come uno degli acquisti più azzeccati da parte della dirigenza scafatese. Nulla da fare per Lazzano, che già privo di Savarese ha poi perso in corso d'opera anche Ciampaglia, out per una botta a ginocchio, scontratosi con Ranieri. Fin dalle prime battute si capisce quale sia il leitmotiv dell'incontro. La Proloco inizia subito a dominare, grazie ai canestri di Malpede, ben due le triple messe a segno nei primi 10 minuti, e un cinico Senatore, portandosi subito sotto la doppia cifra di vantaggio. La musica non cambia nemmeno nel secondo quarto. Il quintetto di Coach Argento non riesce quasi mai ad aprire la scatola con Barbato e Fevola e i locali ne approfittano per volare fino al massimo vantaggio di 15 punti, 42-27, sempre con il redditivo Malpede e un preciso di Lauro. Alla ripresa delle ostilità, Larzano prova a rifarsi sotto con Barbato, ma la Proloco tiene botta con di Lauro. I viaggianti avrebbero la possibilità di riportarsi sul meno 7, grazie anche a un tecnico discutibile fischiato a Coach Monteleone. Ma Iorio sbaglia dalla lunetta racimolando solo un misero 1 su 6. Nell'ultimo periodo si assiste ad un lungo garbage time, con i padroni di casa che mantengono il gap accumulato nei minuti precedenti fino alla sirena finale. Soddisfatto Coach Monteleone, che adesso dovrà preparare al meglio la squadra per la difficile trasferta di Matera contro la Virtus sabato prossimo al Palasassi. La partita, per quanto riguarda nel mio punto di vista, è stata una partita abbastanza combattuta, ma soprattutto quello che mi interessava di più per quanto mi riguarda è stato il discorso dei giocatori, che hanno dato veramente la massima intensità e soprattutto hanno dimostrato di quello che abbiamo messo in pratica negli allenamenti, l'hanno messo in pratica nella partita. Noi veramente andiamo singolarmente e pensiamo settimana per settimana alle partite. Quello che ci teniamo molto è tenere i ragazzi in una condizione abbastanza costante,
fino alla fine della prima parte del campionato, per poi poter gestire tutta la condizione nella fase diciamo preparatoria della seconda situazione del campionato. All'ultimo servizio vi ricordo che potrete rivedere le nostre puntate sul sito internet pianetatv.it e alla pagina Facebook Scafati Sport. In chiusura, la vittoria del Givova Scafati contro Imola. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Da Marina e da tutto il team di Scafati Sport, uno sportivissimo saluto. La Givova Scafati ritorna qui al Palamangano, davanti ad un pubblico di circa 2.000 spettatori, per riscattare la battuta d'arresto di domenica scorsa in quel di Piacenza, in campionato. Ma forte però della vittoria in Coppa con Reggio Emilia, di martedì per 85-70. Squadra ospite è l'Age Timola, del coach Federico Fucà, che scende in campo col quintetto Masoni, Curnò, Prato, Bruttini e Cotti. Scafati invece risponde con Levin, Marigny, Ghiacci, Radulovic e Thomas. La palla a due per Scafati, però a partire forte la compagine ospite che cerca subito di distaccare i locali con una serie di ottime giocate veloci che ipnotizzano la difesa scafatese. Cotti e Curnò la fanno quasi da padroni nella prima metà del primo quarto e Imola riesce a portarsi anche sul più 9. Scafati reagisce con un ottimo parziale e riporta il match in bilico grazie al buon apporto dalla panchina di Casini e Rosignoli. Il primo quarto si chiude sul 22-25 per gli ospiti. Il secondo quarto continua su un sottile equilibrio tra le due squadre e solo nel finale Scafati riesce ad imporre il suo gioco facendo registrare un parziale di 9-0 che li porta in vantaggio a fine secondo quarto a 42-39. Nel terzo quarto si vede tutt'altra partita, Scafati infatti prende in mano le redini del gioco e parte fortissima con un secco 16-3, nel quale si mette in evidenza il pivot gialloblu Thomas. Imola perde pian piano colpi anche per via della stanchezza e della poca lucidità sotto canestro e Scafati ne approfitta dilagando e gestendo il vantaggio. L'ultimo quarto invece vede dopo il secondo minuto il primo canestro, dopo una serie di azioni bloccate ai 24 secondi da ottime difese e da errori sotto canestro di entrambe le squadre. Imola prova a reagire con due triple in pochi attimi e si porta a meno 5 a 6 minuti e mezzo dal termine. Da qui in poi è blackout totale per gli ospiti. Scafati va sul velluto e incrementa sempre di più il vantaggio realizzando un altro mega parziale di 20-3 che chiude il match sull'81-62. Abbiamo giocato più rovesciato ultimi due quarti perché entriamo in partita troppo, diciamo, con paura a non tirare quando dobbiamo tirare. Però io ancora sono convinto che questo perché siamo ancora, diciamo, giovani come squadra. Spero che ogni giorno miglioriamo. Esaminare questa partita è molto facile, anche se a caldo magari uno ha delle sensazioni che dopo magari rivedendole possono cambiare, però penso che anche rivedendola sia molto facile. Noi abbiamo giocato due buoni primi quarti, e poi alla prima difficoltà, vuoi per mancanza di energie, vuoi perché ci mancano dei giocatori, ma non voglio dire questa cosa perché sarebbe troppo semplice, ci siamo scollati e dopo anche le cose più facili non ci venivano, tutti i rimbalzi, tutte le palle vaganti erano degli altri. Io alla squadra a fine partito ho detto che per due quarti siamo stati un team con la T maiuscola, perché siamo venuti qua senza i nostri due americani e abbiamo giocato alla pari contro un'ottima squadra. E per due quarti non siamo stati neanche un team con la T minuscola. Non abbiamo giocato alla prima difficoltà. Poi c'è stato un attimo di reazione, poi è venuto fuori anche il talento di Scafati che ci ha rimesso indietro. Io esordisco dicendo che sono, diciamo, molto contento di quello che oggi abbiamo fatto, perché credo che inciampando in noi stessi e con grande merito a Imola per aver provato a metterci i bastoni tra le ruote, cambiando continuamente difesa, con grande gagliardia e fiducia in quello che stavano facendo, abbiamo steccato indubbiamente difensivamente il primo quarto. Poi però credo che dal secondo quarto, che
a me, 31-7 di valutazione, era già un quarto nel quale si vedeva che c'era una squadra che stava girando, una squadra che stava giustamente, anche per le condizioni menomate, aggrappata alla partita. Poi insomma, ecco, mi sento di dire che la partita poi c'è stata grazie a loro, che anche sul meno 20 continuavano a giocare, ma in realtà non c'era più.